I poster, le t-shirt, le cover, i cappellini, insomma la cultura street che tanto ci piace e tanto è vicina ai nostri giorni è figlia degli anni 80. Uno che ci ha costruito una carriera con il credo che l'arte deve essere per tutti è Kate Haring. Kate nasce il 4 maggio 1958 a Reading in Pennsylvania, Stati Uniti. Unico figlio maschio di Allen e Joan. Il padre, caporeparto di una società elettrica, è appassionato di fumetti e la madre è casalinga. Fin da ragazzo dà prova di avere un carattere indipendente, ma tutta l'adolescenza è segnata dalla passione per il disegno. Ammette che il ritratto di Marilyn Monroe di Andy Warhol lo ha segnato e ispirato sin da subito. Dopo il diploma si iscrive all'Ivy School di Pittsburgh, ma l'abbandona dopo solo i due semestri. Si mantiene lavorando come aiuto cuoco nella mensa di un'industria chimica ed è proprio in questi locali che realizza la sua prima mostra. Pittsburgh è piccola, saluta la famiglia e si trasferisce a New York nel 1978. Si iscrive alla SVA e intanto decora spazi pubblicitari liberi all'interno della metropolitana, disegna con il gesso e spesso e volentieri viene multato dalla polizia. Questo contesto gli permette di essere notato, è la sua vetrina, e iniziano le prime mostre collettive dove vende i primi lavori. 1981, nella puntata 2 su Basquiat abbiamo parlato del Times Square Show, collettiva di giovani artisti. Questa collettiva fu il trampolino di lancio anche per Kate Haring. Da qui in poi lo conosceranno tutti. Frequenta la Factory di Warhol, suo idolo da ragazzino, e gli altri artisti. Viene seguito da Tony Schiaffrazzi, tra i più importanti galleristi a New York e quindi del mondo. Ma Kate non si ferma qui. Nel 1986 apre il Pop Shop a Soho, dove è possibile acquistare t-shirt, poster, adesivi realizzati dall'artista. Il contatto con il pubblico riveste una primaria importanza. Con la sua arte viaggia il mondo. Vi ripeto, lo conoscono tutti. Elio Fiorucci lo porta in Italia e gli fa addirittura dipingere gli spogliatoi del suo megastore a Milano. 1988, contrae il virus dell'HIV. Da qui in poi dipinge in modo più tagliente, ma non si dispera e continua a lavorare. Nasce la fondazione Kate Haring, che promuove progetti a favore dell'infanzia e alla lotta contro l'AIDS. Muore il 16 febbraio 1990, a 31 anni. Se la street art oggi è così in voga, è anche grazie a lui. Quindi, se vedete artisti che lavorano in strada, a stretto contatto con il pubblico, ricordate che Kate è stato il primo. Se la street art oggi decora i quartieri più belli del mondo o trasforma quelli più degradati in qualcosa di dignitoso, affascinante, è grazie anche a Kate. È stato il precursore di questo fenomeno. Alla prossima puntata con Leroy e Art Burger.